Ciao ragazzi, a grande richiesta vi porto il video del mio studio tour, o meglio del garage tour, dove passo un sacco di notti a mettere a posto le mie bici. E ci sono tante cose da dire, iniziamo subito quindi. L'unica premessa è che adesso è un po' incasinato, quindi questa sarà la parte 1, comunque versione 1 del mio garage. E magari più avanti ve ne porto una versione 2, un po' più risistemato, messo a posto e ancora più funzionale. Iniziamo subito. Appena entrati troviamo lo spazio dove tengo le mie bici, sono appese a un'asta di legno con tutti dei ganci dove li appendo appunto per la ruota. Le bici sono 5 appese. Allora, questa è una bici da strada di mio papà che praticamente non usa più e prima o poi penso di convertirla in una fixed da usare, fare il figo in strada diciamo, però tempo ce ne passerà ancora prima di farlo mi sa. Questa è la bici principale di mio padre, una Cube elettrica, e fa più chilometri di me in bici e questo è il suo mezzo. Questa è la mia bici da dirt, una NS Movement, un po' kittata e ve ne parlerò in un altro video. Questa è la mia bici da strada, dove faccio un po' di chilometri, un po' di ripetute, un po' di allenamento. È abbastanza vecchia però in carbonio, funzionale. È una Scott Addict, il Garmin montato. E qua abbiamo la mia bici principale di questi ultimi mesi, la Nuproof Mega in carbonio da 29, kittata Ohlins, Formula, Crank Brothers, O-Chain e FT Pro, DH Sign e chi più ne ha più ne metta. Anche di questa arriverà un video specifico, un bike check, e dove mi spiego un po' i settaggi che ho cambiato rispetto alla versione originale e come mi trovo. Alzando lo sguardo troviamo tutte le mie gomme. Adesso ce ne sono poche, diciamo, ragazzi, perché sto facendo il passaggio da 27,5 a 29. Qua abbiamo quelle totalmente nuove, qua quelle che non uso e qua quelle un po' più usate. Mentre a sinistra, sempre all'entrata, abbiamo compressore, pompa di emergenza e qua abbiamo il primo posto dove tengo le chiavi. Questo è un carrello beta che usava mio padre quando correva in moto. Sotto abbiamo degli attrezzi grossi, abbastanza inutili. Qua abbiamo delle chiavi medio grosse, quindi lima, martello, mazza e forbici strane e delle chiavi a bussola. Qui invece abbiamo il metro e delle chiavi un po' più piccole. Abbiamo cacciaviti, forbici, cutter, metro, il cutter super professionista dei miei unboxing. E qua altre chiavi inglesi, brugole, e cosetti per le ruote, tappini, svitavalvole, eccetera. Qui abbiamo un bel rotolo di carta di emergenza. E collegato al carrello beta abbiamo il mio cavalletto principale. Qua come vedete c'è montata la mia Nuproof da discesa, la Descent. È un po' che non la uso, adesso è smontata perché ci ho cambiato i cuscinetti del carro dietro e li ho già rimontati ed è quasi pronta all'uso. Qua abbiamo infatti la sua ruota davanti e laggiù, non so se si vede, la forcella che mi è arrivata in un video che vi ho già fatto vedere. Qua abbiamo le piastre e l'ammortizzatore. Questo è il mio cavalletto da macchina, ma non c'entra niente. Non potete capire quanto è fluido adesso. Non vedo l'ora di usarlo. Spostandoci un po' più in qua troviamo un primo scaffale dove tengo le mie scarpe da bici. Io uso 510 e qua potete vedere un po' di modelli. Qua abbiamo le mie scarpe principali che uso sia in discesa che in enduro, le Hellcat Pro. E qua abbiamo delle Kestrel che uso un po' più per pedalare quando faccio tanta salita o giri un po' più lunghi. Qui delle vecchie 510, queste sono quelle di mio papà per i flat, altre 510 sempre per i flat, le freerider. E qua abbiamo le 510 che uso principalmente per i flat, le scarpe del giro a piedi. Queste Camp 4 sono davvero fantastiche per camminate in montagna, giri a piedi eccetera. E niente, poi qua abbiamo anche queste scarpe da bici fighissime. Laggiù c'è la porta che va poi in casa mia, però non vi interessa. Mentre invece di qua c'è la parte principale del mio garage. Iniziando dal basso troviamo la spazzatura differenziata, dove sopra c'è Gamenara. No, scherzo. Questo è il calendario che uso in garage. Questa tra l'altro è una foto che ho fatto io. E niente. Qui troviamo appunto il bidone della spazzatura, dove sopra c'è un ripiano. Di lì appunto ci sono le piastre, l'ammortizzatore nuovo della Ohlins che mi hanno mandato i ragazzi andreani, mentre invece qua un po' di robaccia
che appoggio e basta. Questo è il mio obiettivo, il mio telefono, eccetera. Spostandoci da questa parte, ecco il bancone. Il bancone l'ha fatto mio papà anni fa, di legno, molto molto robusto, e ci faccio la maggior parte dei lavori sia per bici sia per moto, eccetera. Infatti qua abbiamo alcuni dei pezzi che sto smontando della mia Descent. Ah, tra l'altro la Descent è da 29, questa qua, quasi nessuno di voi lo sa. Anche se è del colore uguale a quella dell'anno scorso, è da 29, quindi nuova. Stay tuned. Qua abbiamo delle fascette colorate, normali, robaccia varia. E qui invece c'è una cassettiera con viti, bulloni, spessori di diversa taglia. Qui un po' di altra robaccia, candele per la moto, accendini. Questo fantastico pistone di... Anzi, vi lascio indovinare a voi di che cos'è questo pistone qua. Scrivetemelo nei commenti. Vi dico solo che me l'ha regalato Augusto Caire, il papà di Carlo Caire. Qua invece c'è un pistone della mia moto, dell'Honda CRF. Qua sotto infatti abbiamo altri pezzi di ricambio della moto, filtri, robe varie, motosega e roba per la motosega. Alzando gli occhi invece vediamo mio padre in azione. Una particolarità di questi quadri è che hanno foto scattate tutte negli anni che finiscono con 7. Mi spiego meglio. Qua abbiamo una foto in moto con un KTM del 77. Lassù una foto ai prati sopra il Beigua dell'87. Questa è un'altra foto in moto, una gara col Kawasaki nel 1997. E qui una foto durante una gara di circuito italiano mentre faceva la prepista con me, e nel 2007. Manca la foto del 2017, però è su di sopra in casa, bisogna incorniciarla e trovargli un posto da qualche parte. Lassù invece c'è un vecchio telaio di mio papà che usava tanti anni fa, e niente, andiamo avanti. Spostandoci di qua abbiamo due principali organizzatori di cose e scaffali. Qua abbiamo in alto le mie borracce della federazione, della Hollins, della Makoff. Qua qualche sale minerale, così faccio in fretta a metterlo direttamente nella borraccia. Spostandoci un po' più in basso abbiamo un po' di robaccia che comunque ci serve per lavorare, perché avendo un giardino roba ce ne serve. Qua abbiamo invece dei prodotti Makoff, questo serve per pulire i visori e le lenti del casco e delle maschere. Qua abbiamo lo spray per fare la doccia senza acqua. E qua dei prodotti di protezione dei vestiti, questo per proteggerli e farli diventare impermeabili, e questo per lavarli sempre senza acqua. Più in giù invece troviamo tutti i miei prodotti, tutta la mia collezione Makoff che uso per la bici. Partendo di qua a sinistra abbiamo il Glue Seal and Remove, serve appunto per togliere incrostazioni, colla e lattice dai cerchi, quindi quando cambiamo gomme togliamo il nastro, puliamo bene il cerchio con questo prodotto e viene da paura. Questo è il Disc Brake Cleaner, fantastico, da quando ce l'ho lo uso tantissimo. Ogni volta che faccio lo spurgo, ogni volta che penso che mi sia finito qualche macchia sui dischi o sulle pastiglie, lo uso e viene da paura. È un po' tipo dell'alcol, però fatto apposta per la bici. Questo è il Silicone Shine, come avete visto nelle mie storie su Instagram, lo uso per dare un po' di brillantezza alla bici e far scorrere di più le sospensioni. Questo è l'MO94, è biodegradabile, serve principalmente per lubrificare, lo uso anche per varie parti della moto. Qui invece abbiamo i due grassi che uso durante l'anno, questo è il wet e questo è il dry. Di solito in inverno uso mettere questo, ma nell'80-90% dei casi uso sempre il dry, che mi trovo un po' meglio. Dietro abbiamo il liquido antiforatura, no puncture, e è profumato, rosa, funziona direi bene, io mi trovo bene, nessun problema. Qui dietro abbiamo il Bio Grease, quindi del grasso, biodegradabile anche questo, rosa anche questo, e mi piace davvero tanto. Secondo me funziona molto bene, non è un grasso di bassa qualità, anzi è di alta qualità e davvero super super consigliato. Dietro abbiamo degli altri prodotti, qua c'è la tanica del liquido e qua dietro il drivetrain cleaner per pulire meglio la catena. In basso abbiamo degli attrezzi da lavoro che non vi faccio vedere: trapani, mola, scintilla, phone a caldo e degli altri oggetti da lavoro come il trapano a colonna. Qua abbiamo una pompa che serve per far stallonare le ruote, per fare le tubeless quindi, mentre invece di qui abbiamo
una vecchia cassetta che usavo per andare alle gare, dove dentro mettevo chiavi e ricambi, però poi trovo molto più comodo dividerle, quindi questa è la mia cassetta principale dei ricambi che porto a tutte le gare o anche quando sto via qualche giorno. Ho dentro magari ammortizzatore di serva, freni, pastiglie, molle, viteria varia, camere d'aria, eccetera eccetera. E qui invece metto tutti i miei attrezzi, abbiamo chiavi inglesi, manometro, brugole, pompe delle sospensioni, tutto quello che ci serve per andare in bici. E quindi anche questo, mentre lavoro qua al banco, è la mia cassetta principale. Spostandoci invece più in alto, abbiamo tutti i miei ricambi e le mie scatole organizzate discretamente bene. Sono tutte nominate, quindi qua abbiamo dei ricambi vari che posso usare, tipo selle, robe abbastanza grandi. Qua abbiamo invece dei ricambi un po' più vecchi, di bici vecchie che non uso più. Sopra abbiamo tutti i ricambi delle ruote, quindi qualche mozzo, dei raggi, dei cuscinetti e robe così. Qua abbiamo i parafanghi, gli ammortizzatori, dove dentro ci sono altre molle, parafanghi FT Pro, mi raccomando, se volete personalizzati fateveli fare, contattateli perché sono davvero fighissimi. Ne faccio vedere un paio. Tac. Poi là dietro ci sono dei manubri che non vedete. Poi qua abbiamo pedali, Crank Brothers, qua infatti ci sono delle tacchette che poi vanno messe qua dentro, manopole di ricambio, cambi, freni, quindi qua abbiamo dischi e adattatori, qua pastiglie e altri dischi, altre componentistiche un po' più piccole diciamo. Spostandoci in basso invece abbiamo qua della viteria un po' strana, diciamo che la viteria principale la tengo dentro la mia cassetta in un'apposita scatola. Qua abbiamo quasi tutti, o più o meno tutti, i miei numeri da gara. E poi abbiamo altre due scatole, questa è misto, dove c'è un po' di tutto. Qua una pompa delle sospensioni per utilizzarla velocemente se ci serve. Nel misto abbiamo un po' di tutto, per esempio qua c'è il kit di riparazione del tubeless, delle gomme, della Makov. Qua abbiamo delle altre valvole della Makov, fighissime, rosa. E poi abbiamo un'altra scatola con dentro dei sacchetti, le cesti che uso con la GoPro, di solito me ne dimenticavo sempre su in camera, quindi adesso le tengo qua pronte a partire, e un lucchetto normalissimo. Spostandoci invece ancora più in basso troviamo le mie protezioni, uso Dainese, queste sono quelle che uso in discesa, e qui ci sono quelle d'enduro, quelle nuove devono ancora arrivare a breve. E appunto, per quanto riguarda tutta la roba Dainese, l'ordine sta arrivando, purtroppo ci sono stati dei ritardi causa virus, però tutta la roba nuova mi sta arrivando, quindi quello che vi farò vedere qua diciamo che si ferma al 2019, però secondo me è già molto figo, quindi magari un video dedicato a tutti i miei vestiti, a come mi vesto, arriverà più avanti, perché so che lo volete vedere e me l'avete chiesto in tanti. Ok, parlando di vestiario diciamo in generale, questo è il mio zaino principale, un Evoque Race da 10 litri. Al paraschiena integrato, dentro ci metto attrezzi, camera d'aria e borraccia, visto che la mia Mega non ha il portaborraccia. È davvero davvero comodissimo, super consigliato, e mi accompagna un po' in tutti i miei giri ormai. Qui ci sono le mie vecchissime rotelle, queste sono le cinghie che uso per caricare la moto. E qua abbiamo un piccolo organizer verticale dove tengo il mio casco di H, il lit, maschere utilizzate di frequente, cappelli e maschere che porto alle gare. Più in basso abbiamo il mio skate e i miei stivali da motocross. Di qua in alto abbiamo i caschi, dietro c'è un po' di storia dei caschi, poi abbiamo bici da strada, dirt, enduro ed enduro di mio papà. Questo è il mio casco da moto e questi sono altri caschi, non sono tutti ovviamente perché altri ce li ho dentro le scatole, però sono carini da tenere qua. Questi sono degli Axo, aerografato, sempre Axo, aero, eccetera, eccetera. Questo qua è il casco che usava mio papà in moto, se l'aveva fatto aerografare lui. E questa è la sua giacca Dainese con dentro le gomitiere. Pezzo di storia anche questa. Questa è tutta la parte di mio papà con pantaloni, maglie e giacche, mentre invece qua c'è la mia. È un po' più organizzata, altre cose sono a lavare in realtà. Qua ci sono i pantaloni corti, qua i pantaloni lunghi e qua della roba che uso su strada. Da qua in poi in realtà è roba un po' più vecchia che uso un po' più di rado
e niente. Qua abbiamo delle giacche da Enese e qua abbiamo tutta la roba da bici da strada, comunque i fondelli da enduro che uso. Sono parecchi, non sono organizzati bene, lo so, però come vi ho detto questa è la parte 1. Questi sono i miei tutori da motocross. Qua abbiamo dei buff che uso quando fa freddo, specialmente l'inverno. E sotto abbiamo tre reparti, due cassettiere. Laggiù teniamo della roba da sci. E qui invece abbiamo il mio reparto delle maglie a pelle, maniche corte, maniche lunghe e altri fondelli. Qua invece abbiamo guanti, maschere, tante maschere. E là sotto degli occhiali con anche quelli di mio papà. Poi qua sotto calze, roba di mio papà, roba della nazionale, roba della nazionale. Qua sotto invece ci sono tutte le mie maglie e la maggior parte sono da Enese ovviamente. Tanta roba e non sono organizzate bene, però è abbastanza comodo prenderle da qua. Cos'altro dirvi? Qua sopra tengo un po' di scatole con dentro delle cose vecchie. Lì dentro c'è un telaio, altri telai sono in un'altra stanza. Qua sopra tengo i miei sci, i miei vecchi skate e il mio snowboard, mentre invece qua abbiamo altri zaini, sacco a pelo, materassino che uso magari quando sto via dei giorni e niente. Qua c'è un lavandino, però non so se vi interessa. Ok ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina, così ogni volta che esce un video nuovo lo avete come notifica e lo andate a visualizzare subito. E niente, questo è il mio garage tour, il mio studio tour, e come ho detto è la versione 1, ancora un po' disordinata, però questo è il frutto di anni e anni di attività. E spero di portarvi, anzi sicuramente vi porterò uno studio tour parte 2 o versione 2 quando metterò dei nuovi scaffali e organizzerò meglio le cose. E niente, mi raccomando, alla prossima, ci vediamo tra qualche giorno con un altro video, ciao! Questo invece è il mio monopattino che usavo da bambino, dove ho passato davvero tanti anni della mia infanzia. E questo è sempre Gamenara.